Benvenuti nel mio primo vlog di sempre. Oggi vi voglio portare con me in una vera esperienza da comunicatore sportivo che ho vissuto in prima persona. Infatti ho aiutato la società di pallacanestro del mio paese Uboldo a fare delle riprese video riguardanti il murales realizzato nel marzo 2020 dal maestro Fabrizio Vendramin in onore di Kobe Bryant. Se sei curioso di saperne di più, beh, non ti resta che guardare questo video fino in fondo. Buongiorno, oggi primo vlog di sempre della mia vita, mi sono appena svegliato e oggi andrò a fare una cosa super particolare, cioè andrò a aiutare la mia società del mio paese dove ho iniziato a giocare da basket fin da piccolo, dove ho allenato comunque che sono molto legato ad essa, per realizzare un video del murales che è stato realizzato a marzo 2020, dedicato a Kobe Bryant. Ah, tra l'altro non sono neanche nel mio letto perché a casa mia non funziona il riscaldamento da qualche giorno, quindi sono sul divano letto qua nell'altra casa e guarda chi c'è di fianco a me. Saluta RJ, il super gatto bellissimo che qua dorme insieme a me. Siamo pronti per andare a fare colazione. Ora mi vesto, ieri ho preparato infatti i vestiti bene sul divano e ovviamente vabbè, la parte in cui mi vesto non la mette nel video, brutti porcelli. Ok, adesso che sono pronto possiamo andare a casa mia, cioè anche questa è casa mia, però vabbè, questa è un'altra storia, a sistemare le attrezzature, quindi videocamera, luci, microfoni che serviranno per registrare in palestra. Vabbè, qua come vedete in cucina c'è la mia palestra a posto della cucina, ma anche questa è un'altra storia. Ok, ci siamo, oggi ho l'autista addirittura personale, da quanto sono importante. Eccolo qua. Eccoci qua, appena arrivati alla palestra, non so se si vede, c'è un sole bellissimo oggi. Quasi tutto pronto per iniziare a fare le riprese. Il primo intervistato e il fotografo regista ufficiale si stanno posizionando. Ci siamo quasi, andiamo. Eccomi, salve, sono Fabrizio Vendramin. E sono onorato di essere qui a raccontare questa impresa di questo murales che mi è stato richiesto grazie all'associazione Pallacanestro di Uboldo, e appunto mi hanno richiesto di raccontare un po' subito dopo la drammatica tragedia della perdita di Kobe Bryant dovuto all'incidente con l'elicottero di un anno fa, come tutti sappiamo, e ho voluto raccontarlo, rappresentarlo, raffigurarlo in una sorta di al di là dove si incontra appunto con un altro grande leggendario del basket, Dražen Petrović, anche lui purtroppo morto in un tragico incidente. E così li ho voluti
far incontrare, definendo Kobe appunto conosciuto per il Mamba, soprannominato il Mamba, questo cobra serpente nero, grazie al suo gioco tempestivo e molto energico, e a Petrovic il Mozart per il suo muoversi come una musica classica. Il tutto messi in punto in questa sorta di al di là, in un altro mondo, dove loro si incontrano, sorridono e si rivedono. Ho voluto aggiungere nel pianoforte di Mozart un foglio dove c'è una fotografia rappresentato Giulio Galli, che prende praticamente il nome in memoria appunto di questo personaggio uboldese, Giulio Galli, il nome della palestra stessa. E poi c'è uno spartito rappresentato da una sola nota, che è la nota corona, che io conosco poco, ma pare che sia quella nota che utilizzano i maestri nel momento di un'orchestra sinfonica. È quella nota che decide il maestro stesso per quanto deve prolungare, e si chiama appunto corona. Guarda caso, è stato fatto questo murales nel periodo del lockdown, quando ormai ci aveva sorpreso questa coronavirus. Ecco, il murales che ho raffigurato è circa di 8 metri per 3, l'ho fatto con una, posso dire, tecnica molto semplice, con una quadrettatura, riprendendo il bozzetto in piccolo e poi riproducendolo in scala direttamente in verticale sulla parete, utilizzando pitture acriliche, e poi è stato protetto con un trasparente vinilico, un flatting all'acqua, sperando che duri nel tempo e che ricordi questo bel momento, in questa bella situazione dove si fa sport e i giovani sono qui ogni volta a vederlo, e quindi a ricordare questi due leggendari del basket. Eccoci, tutto qua. Abbiamo finito, tutti intervistati, tutte le riprese fatte, che andranno inviate a una tele locale, e speriamo di aver fatto un buon lavoro. Abbiamo finito e adesso semplicemente devo tornare a casa, rinominare i file e inviarli alla televisione. È stata una bella esperienza, perché per un progetto così importante come questo murales fatto dal maestro Fabrizio Vendramin, che ha vinto la prima edizione Italia's Got Talent, e sicuramente è una cosa che non capita tutti i giorni, poter partecipare alle riprese di un murales del genere. Quindi sono soddisfatto della mattinata e adesso andiamo a casa. Ciao!